Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come. Ecco di seguito i cachet da urlo dei nuovi naufraghi dell'Isola dei Famosi. Ve li sveliamo. Isola dei Famosi. La 16ª edizione dell'Isola dei Famosi è cominciata nel migliore dei modi. Oltre 3 milioni di telespettatori hanno guardato la prima puntata regalando al reality la vittoria della prima serata con uno share del 23.25%. Isola dei Famosi, ecco quanto guadagnano i naufraghi. Il successo è stato dato dall'hype che si è creato precedentemente alla sua messa in onda, con molti utenti del web felici del ritorno di Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti e di Ilary Blasi in quello di conduttrice. Il modo diretto e spigliato senza peli sulla lingua e anche un po' annoiato della conduttrice è molto apprezzato dal pubblico, che l'ha difesa quando su Twitter alcuni utenti spagnoli hanno criticato il suo modo di condurre. Nel giro di una sola puntata la gente ha cominciato già ad amare i nuovi naufraghi, in particolar modo Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, Ilona Stallerina, Arte Cicciolina, che si sono subito contraddistinti dagli altri naufraghi per via del loro carattere. Peccato che proprio le tre coppie al cui interno ci sono questi personaggi sono attualmente al televoto e uno di loro dovrà abbandonare l'isola e molto probabilmente, una volta eliminato, scontrarsi con Roger e Giovanna, che attualmente sono nella Playa Sgamada dopo aver perso il primo televoto di questa edizione. La decisione di questo televoto ha fatto infuriare molto il mondo di Twitter, che invece voleva al televoto le coppie formate da Jeremias e Gustavo Rodriguez e Clemente Russo con sua moglie Laura Maddaloni, al momento le meno amate dai telespettatori. Ma in molti si sono chiesti quanto guadagnano i protagonisti del reality. Se Ilary Blasi sembra percepire 20.000 euro a puntata, con quindi 40.000 euro a settimana dato il doppio appuntamento, e gli opinionisti 10.000 euro, Alvin sembrerebbe aver chiesto 30.000 euro per ogni diretta. Il cachet dei concorrenti. Tra i naufraghi, invece, la più pagata è Ilona Staller, che percepirebbe 15.000 euro a settimana, seguita da Lori del Santo con 14.000 euro settimanali e Carmen Di Pietro con 12.000. Isola dei Famosi cachet. Seguono Nicolas Vaporidis, Marco Melandri e Antonio Zecchila con 10.000 euro a settimana, mentre Gwendalina Tavassi e Floriana Secondi avrebbero un cachet di 9.000 euro l'una e 8.000 euro settimanale l'altra. Chiudono la rosa i cugini di campagna con 7.000 euro, mentre tutti gli altri si sono dovuti accontentare di una cifra che oscilla tra i 4.000 e i 6.000 euro. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.